Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. È lunedì e come quasi tutti i lunedì parliamo di Bonelli e di Dylan Dog con il primo numero di Dylan Dog Old Boy, ovvero il rilancio della vecchia Maxi Dylan Dog che viene rilanciata da Uno, cambia la periodicità e anche il prezzo. Quindi da quadrimestrale la serie diventa trimestrale, invece di tre storie a numero ne conterà due e il prezzo si abbassa un po' a 6,50, anche se effettivamente a parità di storie costa un po' di più. Vabbè. Ora, qual è lo scopo finale di questa operazione? Fornire ai lettori classici di Dylan Dog fondamentalmente quello che vogliono, ovvero delle storie con il personaggio classico, ambientate nell'universo classico, ma che si spera portino sempre su nuove strade, con nuovi scenari, pur mantenendosi ancorate al passato. Supervisione sempre di Tiziano Sclavi e dell'amato, odiato Roberto Recchioni, ma a curare la testata Franco Busatta. Se poi andate a guardare il colofon vi renderete conto che in realtà, sotto sotto, la serie è sempre Max Dylan Dog e questo è il numero 39, ma vabbè. Comunque, come inaugurare il nuovo corso con un Dylan Dog, di questo Dylan Dog duro e puro, super classico, ma ovviamente con una storia strana e ambientata in una sorta di mondo parallelo, che si apre con un Dylan Dog invecchiato, vestito da prigioniero e con il numero 666 sulla divisa da carcerato. Ora, che in tutto questo non ci sia una volontà da parte di Recchioni di prendere un po' in giro il vecchio pubblico, io ci credo poco. Se osserviamo anche solo la copertina, possiamo notare come questo primo numero del classicissimo Dylan Dog, oltre a un lancio il Dylan che hai sempre amato, dedicato ovviamente ai vecchi fan, vediamo una città futuristica abitata da strani zombie robot alieni con cartelloni inquietanti dove spiccano It, credo Jack Nicholson, così a vederlo, e robe decisamente da Grande Fratello. Comunque, andiamo a vedere un po' le storie che contiene questo primo numero. La prima, Il migliore dei mondi possibili, che è appunto quella che si apre con il Dylan Dog prigioniero 666, è scritta da Gabriella Contu ed è disegnata da Montanari e Grassani. Storia che devo dire mi è piaciuta, particolare, originale, ci porta in uno strano mondo alternativo. Se non bastasse il fatto del Dylan Dog 666, fra le pagine vediamo anche che Dylan beve alcolici. Tutto ovviamente troverà una soluzione sul finale per non scontentare i vecchi fan, però secondo me la presa in giro resta. Secondo episodio invece decisamente più tipico. Si intitola La solitudine del serpente, è scritta da Barbara Baraldi e disegnata ancora una volta da Montanari e Grassani. Una storia che devo dire non mi è dispiaciuta affatto. Fra i protagonisti l'ispettore Bloch e un misterioso serial killer che strappa le facce delle sue vittime. Devo dire che questa seconda storia mi ha ricordato molto in un certo senso alcuni vecchi episodi di X-Files. Facendo un po' un sunto di questo numero, allora graficamente non mi fa impazzire. Devo dire che il tratto è sicuramente buono, ma è anche un po' troppo classico italiano per i miei gusti. Non è esattamente un genere che visivamente mi fa impazzire, anche se immagino sarà apprezzatissimo da quello che è il target di questa serie. Parlando delle storie, la prima ben scritta, divertente, forse un po' poco Dylan Dog per quello che ne so, però sicuramente ci stava. La seconda, devo dire, mi è piaciuta di più e in ogni caso credo si mantengano abbastanza comunque gli stilemi classici di Dylan Dog, fra cui le continue citazioni. Negli episodi troviamo ad esempio citazioni direttissime di Shining, autori letterari che compaiono fra le pagine, tipo Lovecraft e Poe. I temi spaziano decisamente dall'investigativo allo splatter puro. Devo dire che forse quello che manca di più in questo numero è la componente mistica o comunque dell'horror puro, ma sono certo che ne vedremo nei prossimi. Ma sono certo che non mancheranno nei prossimi numeri, anche perché a giudicare dalla quarta di copertina vediamo tentacoli, occhi e magia? Chi può dirlo? Comunque, nel complesso, devo dire che non mi è dispiaciuto, l'ho letto con piacere, sicuramente consigliato a chi ha dei gusti un po' più classici, decisamente meno a chi non gradiva troppo il vecchio Dylan Dog e sta magari amando il nuovo ciclo di Recchioni sulla serie regolare. Quindi, con questo direi che è tutto, io con questo vi saluto e ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, se volete seguitemi su Telegram trovate il link in descrizione, vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, seguitemi anche su Twitch e su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video!